Signore e signori, amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio. Siete collegati in diretta con l'arena adiacente il palazzetto dello sport. È il giorno della finalissima della Palla Grossa edizione 2021. Di fronte sull'arena i rossi di Santa Trinita contro i verdi di San Marco. Lo spettacolo è assicurato. I rossi arrivano a questo atto finale dopo aver vinto la semifinale contro i gialli sul Classandoli, vincendo per 26 poste a 4, mentre i verdi hanno avuto il pass per la finalissima grazie all'esclusione degli azzurri. Quindi una finale davvero attesa, è la riedizione della finale del 2019 quando si impose la formazione dei rossi. Qui accanto a me un parterre de roi, intanto un saluto e un buonasera a Urano Corsi. Ciao Urano. Buonasera a tutti i telespettatori, è un onore essere qui perché te lo dico, nel 1976 feci la telecronaca proprio della prima partita, quella fra Prato a Monte a Prato a Valle. Non potetti giocare, ma magari dopo vi dico anche perché. Insomma, Urano Corsi, che è un po' la mente storica della Palla Grossa pratese, sarà sicuramente importante il suo supporto in questa telecronaca. Le squadre non sono ancora scese in arena. Accanto a me, come al solito, anche un rappresentante per squadra. Allora, per i rossi, ormai l'avete incominciato a conoscere, Nicola Propenso. Ciao Nicola, buonasera, benvenuto. Siete carichi? Buonasera a tutti, siamo molto carichi, vi aspetto una gran bella partita. E per quanto riguarda i verdi, esordio invece al commento tecnico per Rino De Angeli. Ciao Rino, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi tutti. Siete carichi voi? Sempre una finale, sempre carichi, sì. Finalissima davvero attesa, intanto le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, intanto gli arbitri, gli amici del fischietto con il maestro di campo Moschi, con gli arbitri e anche il pallaio. Urano, figura fondamentale il pallaio, no, in questo gioco? Eh sì, una figura fondamentale, è fondamentale ovviamente anche quella degli arbitri, perché diciamo le regole sono abbastanza stringenti, però 25 giocatori contro 25 giocatori, poterli e doverli osservare tutti non è sempre una cosa facilissima. E poi la figura degli acquaioli, altra figura importante, con appunto i protagonisti, il presidente degli acquaioli Alessio Ceccherini, il vicepresidente Tony Giugni e poi gli altri acquaioli che vedete schierati proprio ed inquadrati in questo momento dalla nostra telecamera, con la regia di Alessandro Pettorali e vale a dire Marco Marra, Paolo Pasquetti, Niccolò Palumbo, Emanuele Tempestini, Daniele Mengoni e Andrea Cartocci. Questi gli acquaioli, figura fondamentale, Urano. Che fra l'altro sono gli Alpins che giocano al rugby in una maniera del tutto, quasi più il rugby è uno sport che sappiamo di grande fair play, ma loro sono ancora, diciamo, la punta di quest'iceberg, perché chiaramente hanno una certa età, come si può dire. E poi le squadre, i rossi sono già all'interno dell'arena, sono pronti con il proprio alfiere, con ovviamente tutti i propri calcianti pronti a dare battaglia, reduci dalla grande vittoria in semifinale per 26 poste appunto a 4 contro i gialli. Dentro anche e inquadrati adesso dalla nostra regia i verdi appunto che sono pronti a dare battaglia, a cercare di riscattare la sconfitta nella finalissima del 2019. Allora De Angelis, come l'avete preparata questa finale? Come l'abbiamo preparata? Abbiamo avuto forse un po' di sfortuna giocando la semifinale, quindi non abbiamo avuto tempo di modo di misurarsi sul campo, e come facciamo sempre, con massima dedizione e impegno. Siamo pronti per questa sfida, anche perché, come dicevo l'altra volta, usciamo fuori da una sconfitta proprio contro i rossi.
quante volte avete visto e rivisto la telecronaca di TV Prato della partita dei rossi con i gialli, per cercare di carpire anche tutti quelli che possono essere gli elementi tattici che hanno portato i rossi alla vittoria contro i gialli. L'ultima volta stamattina, e poi è stato un continuo. Dall'altra parte invece i rossi, che sicuramente sono pronti, sono lanciatissimi. Adesso tra qualche attimo il via a questa finalissima, propenso ad aver giocato la semifinale, ha comunque rodato i meccanismi, no? Sicuramente sì, dopo che l'edizione scorsa non è stata giocata, è stata una cosa buona, l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile, ora vedremo. E intanto i fumogeni che tingono di rosso tutta l'arena qua appunto adiacente al palazzetto dello sport di Prato. Tutto è pronto con gli arbitri che stanno cercando di portare subito calma e più che altro il rispetto delle regole. È pronto appunto il pallaio a dare il via alla finalissima per quanto riguarda l'edizione 2021 di questa palla grossa, un sport splendido che rievoca le tradizioni della nostra città. Allora ci siamo, 3, 2, 1, via! È partita la finalissima per quanto riguarda la palla grossa 2021. Si lotta, la prima palla è per i verdi e questo è già il primo momento nelle quali le due formazioni si affrontano a viso aperto. Fumogeni e anche un pochino di polvere che si alza nell'arena, non stiamo vedendo nulla, ma io Urano Corsi e quindi chiedo a lui subito il supporto. Beh, diciamo, mi cogli per certi versi anche impreparato rispetto a quello che era la palla grossa di 40 anni fa. È così, purtroppo si è evoluto, ha avuto degli stop, per cui ci sono state delle variazioni di regolamento. Un tempo si dovevano staccare immediatamente, ora invece vedo che ci sono sempre molti contatti a terra, ecco. Molti contatti a terra con i verdi che la fanno girare, con chiaramente tanti scontri, già molti combattimenti nella zona centrale dell'arena. Ancora i verdi che cercano il pertugio, si gioca appunto in parità numerica. Adesso partono la formazione dei verdi, attenzione, il primo placcaggio da parte di Buttitta, poi arrivava anche Margheri e quindi ci sarà il pallaio che va a rimettere in gioco la palla. Ecco, nuovamente si lotta per il recupero del pallone che è diventato fondamentale. Ancora i verdi con Gianassi che la possono gestire in questa fase, ma quanto equilibrio in questi primi minuti di gioco, con già gli animi che sono molto surriscaldati rispetto a sabato scorso. C'è anche questa polvere che sabato non c'era perché era piovuto e ci aveva aiutato molto, quindi sicuramente avremo questo altro elemento. Ora sarà importante il lavoro anche degli acquaioli in questo senso, scontri durissimi, insomma è un gioco davvero per uomini forti e lo stiamo vedendo con i verdi che continuano a gestire sempre la palla con Gianassi. Eccolo qua, lo vedete inquadrato tra qualche attimo dalle nostre telecamere, eccolo qua Gianassi che poi la fa girare, come si dice in gergo. De Angeli, cosa state aspettando? Stiamo aspettando di vedere, di trovare un varco. Già abbiamo preso due battute, quindi abbiamo noi il gioco. Ora però i rossi sono messi molto bene, sta partendo Gianassi. Attenzione, parte Gianassi, lo prende Buttitta, recuperano quelli dei rossi con Margheri, nuovamente il pallaio dovrà essere protagonista. Attenzione perché ovviamente siamo già molto molto in situazione di grande tensione in campo. I rossi recuperano propenso, è la prima volta che lo fate. Era l'ora. Cosa non stava funzionando? No, non sta funzionando, sta funzionando tutto, è che i verdi sono, lo sappiamo, sono forti.
E adesso parte Margheri, che abbiamo imparato a conoscere nella semifinale, autore addirittura Urano di 14 poste, quindi è stato davvero giocatore sopra le righe. Anche perché 14 poste praticamente uno vince da solo. In effetti è stato determinante in questa gara che ha visto vincere appunto i rossi contro i gialli. Si continua a lottare veramente con molti molti corpo a corpo, davvero molto molto duri. Urano, insomma, corpo a corpo di altissimo spessore, insomma. Sì, perché come si vede sono tutti molto messi bene i giocatori in campo, quindi logico. Ci sono anche delle rivalità ormai da 2 anni, ma anche precedentemente, da quando è stata ricominciata a partire questa palla grossa, con purtroppo delle location, come si dice oggi, non proprio le migliori, diciamo. In attesa, insomma, di tornare in location migliore, di tornare in centro dove tutto il movimento della palla grossa vuole tornare in maniera forte. Lo hanno fatto sentire, lo hanno riproposto anche nei nostri speciali, appunto, che TV Prato ha proposto. Insomma, la volontà di tutto il comitato è quello di tornare a giocare in centro. Insomma, la palla grossa dice: dateci una piazza in centro. Ma adesso torniamo in cronaca, perché ci sono i rossi che hanno la palla, la stanno gestendo in questa fase, stanno cercando di trovare il pertugio vincente. Ecco Margheri, attenzione, Margheri prova a passare, Margheri, lo placcano Margheri, e quindi c'è il recupero del pallone. Interverrà il pallaio proprio qua nei pressi della nostra postazione, ha il suo da fare anche il maestro di campo, si è ripreso a giocare, recupera ancora la formazione dei verdi, i verdi di San Marco che la gestiscono in questa fase. È una partita davvero equilibrata, Urano. Sì, poi fra l'altro vedi qualcuno cerca di fare un po' l'indiano e fa finta di andare via, poi torna per cercare di avvicinarsi al giocatore con il pallone. Alla fine abbiamo visto l'azione precedente, alla fine erano proprio 2 contro 2, gli altri 23 erano tutti a terra, ecco. Siamo giunti intanto al 6° minuto, c'è ancora un'eternità perché si gioca un'ora in questo antico gioco della palla grossa che state seguendo appunto su TV Prato, che vi ha dato la possibilità di vedere in esclusiva tutte le gare di questa edizione dell'antico gioco della palla grossa. Sempre i verdi in possesso del pallone, ma mi sembra, De Angelis, che gli spazi siano tutti bloccati, no? Queste sono due squadre che si sono preparate tantissimo e sono molto messe bene in campo, tutte e due hanno delle grosse potenzialità. Ora sarà da vedere chi riuscirà a sfondare per il primo. Ancora i verdi che la stanno gestendo, attenzione, partono i verdi, attenzione, partono i verdi, attenzione, partono i verdi, ed è la prima! Prima posta del confronto, segnano i verdi con Kelly, quindi Kelly Sosa. Kelly. C'è subito da cambiare il campo, i due alfieri portano le bandiere davanti alla loro posta. Quindi Kelly ha portato in vantaggio la formazione appunto dei verdi. Nome straniero, Kelly Sousa, ha portato avanti la formazione dei verdi con questa posta importante che porta avanti quindi la formazione dei verdi. Propenso cosa non ha funzionato in occasione della posta realizzata da Kelly. Non ha funzionato, ci siamo fatti prendere un portatore, automaticamente abbiamo scalato male e ci hanno infilato. E adesso sono sempre i verdi, forse anche qualche problema in fase di riconquista del pallone, propenso quest'oggi. Oggi sì,
Sì, mi sembra che abbiamo qualche problemino, però la partita è lunga. Assolutamente, siamo giunti soltanto all'ottavo minuto. Vedete il replay con Kelly Souza che la va a mettere all'interno della posta, portando in vantaggio i verdi di San Marco, guidati dal tecnico Villani, che sicuramente l'ha vista, rivista, l'ha pensata e ripensata in tutti questi giorni che hanno appunto portato a questa finalissima. Dall'altra parte invece l'allenatore è appunto Buttitta, che è in campo. Adesso si lotta, c'è anche qualche discussione con la richiesta di intervento del direttore di gara. Urano, che sta succedendo? Il regolamento direbbe che uno in terra placcato non può prendere un altro, per cui c'è stato un po' di parapiglia e gli arbitri sono dovuti intervenire. E parlando di arbitri, stanno partendo ancora. Attenzione, partono ancora i verdi e sono due per quanto riguarda la formazione dei verdi. Ancora i verdi in posta con Rodriguez, quindi Rodriguez porta sul 2-0 al minuto 9 la formazione dei verdi. Sì, diciamo sono i saltatori che stanno conquistando più palloni per i verdi, dandogli ovviamente più possibilità. Si parlava degli arbitri appunto che avevano il loro da fare, e se mi permetti, so che ne avete già parlato anche le altre volte, comunque un ricordo speciale per un grande amico, fra l'altro anche mio consuocero Andrea Lastrucci, che ha un po' delineato il regolamento di questa palla grossa quando ripartirono negli anni appunto 2000, e insieme a lui volevo ricordare anche Ettore Nespoli, un altro che qui sull'arena c'è stato tanto tempo, purtroppo anche lui morto troppo giovane, come anche Trombacco, che era il segretario e che era sempre accanto a me quando si faceva le telecronache e lo speaker insieme a Vezio Trifoni. E allora attenzione ancora ai verdi, che continuano a mantenere il possesso del pallone dopo questi ricordi importanti del nostro Urano Corsi, a cui ci uniamo perché sono state figure che hanno fatto la storia della pallagrossa, dell'arbitraggio della nostra città. 2-0 per quanto riguarda i verdi, con due poste che arrivano da fuori prato, Souza e Rodriguez, che hanno portato avanti la formazione di Villani del presidente Mencaccini. Attenzione ancora ai verdi che continuano a gestire il pallone ancora dei verdi. Adesso sarà il pallaio a rimetterlo in gioco. Professor, come si esce da questo momento di difficoltà? Con la calma, i ragazzi sicuramente ora riprenderanno le distanze giuste, c'è un pochino di confusione in campo. Assolutamente, tanta confusione, ci stiamo capendo poco, adesso si gioca un po' anche a calcio, recuperano ancora i verdi che possono partire, attenzione ai verdi che continuano a perforare in maniera centrale con Gianassi, poi il pallone che è sempre dalla parte dei verdi, c'è l'intervento da parte del pallaio che andrà a rimettere in gioco la sfera. Attenzione perché è il momento topico del match con i rossi che recuperano, e questo è molto importante perché siamo 2-0 qua all'arena adiacente al palazzetto dello sport, e i rossi vogliono assolutamente rientrare in partita. Urano, una partita equilibratissima. Sì, è equilibratissima, si vede anche che si stanno un po' studiando ancora, a mio avviso, perché ci sono dei duelli a centrocampo e la palla è in fondo, ma da lì possono partire, e 70 metri si fanno ovviamente anche se sulla sabbia in 10 secondi, per cui da un momento all'altro possano partire, leggere un po' gli accoppiamenti a terra e vedere di rientrare i rossi. Rossi che adesso hanno il possesso del pallone con Margheri,
ma è tutto bloccato perché i verdi comunque stanno giocando con grande attenzione, stanno coprendo in maniera esemplare fino a questo momento tutti gli spazi. Adesso ci si sconta davvero nella zona centrale dell'arena con qualche scontro davvero cruento, non si fanno sconti, mamma mia, con ancora negli scontri non si fanno sconti, ma non è un gioco di parole perché qua si fa veramente sul serio. Margheri è pronto, sta studiando, sta cercando di prendere il compasso giusto per trovare il pertugio vincente, ma i verdi stanno difendendo con molto ordine. Adesso c'è qualche movimento, c'è qualche giocatore che prova appunto a partire per cercare di trovare il guizzo vincente, ma ancora la palla è ferma, c'è grande tatticismo. Urano, questo è un gioco dove la tattica la fa da padrona, eh? Sì, chiaramente. Ora se il giocatore che ora è stato preso a centrocampo avesse ricevuto un pallone lungo, probabilmente sarebbe stato... E adesso parte Margheri, attenzione Margheri, ed è sempre Margheri, sì, quando parte ed è sempre Margheri, è difficilmente placabile. Margheri al 14esimo riapre la partita che non era mai stata davvero indirizzata. Una grande giocata di Margheri, propenso, rientrata in partita. Siamo rientrati in partita, una grande giocata anche di Filippo Belli che gli ha portato via l'uomo, certo. L'ha lasciato nell'uno contro uno dove è devastante questo ragazzo. Assolutamente, perché quando Margheri riesce a realizzare la posta c'è tutto un lavoro di squadra, sempre, che va evidenziato. De Angelis, cosa non ha funzionato? Perché insomma Margheri è andato via bene. Ma non è detto che quando uno fa la posta c'è sempre qualcosa che non ha funzionato. È stato bravo Margheri. E sono stati bravi insomma i rossi in questa circostanza. E allora aggiorniamo il punteggio. 2-1. Verdi che sono avanti grazie a Souza e Rodriguez. Per quanto riguarda i rossi invece la posta è del solito Margheri. Io non so se Urano c'è la classifica marcatori delle poste, ma se no Margheri insomma... Sì, direi sicuramente. Fra l'altro parlavi di... ora si sta detto a un certo punto, ora stiamo giocando un po' a calcio. Io mi ricordo che l'unica posta che io ho segnato io nell'arena l'ho fatta con un tiro di piede, quindi... Ma tu sei un'altra categoria allora. Sicuramente correva l'anno 1977. Quindi... Ma non è facile calciare quel pallone, che mi sembra... Descrivici un po' il pallone, perché non è un pallone normale. È un pallone praticamente da pallacanestro, come sai, probabilmente l'avrete detto, rispetto al calcio fiorentino, quando fu negli anni nel 600-700 iniziarono a giocare i giovani rampolli delle famiglie bene pratesi in Piazza Duomo, giocavano dalle 22 alle 24, due ore, si davano veramente di botte. Il pallone era un po' più grande appunto di quello che giocavano a Firenze, il calcio, il cosiddetto calcio in costume fiorentino. Non giocavano sull'arena, giocavano sulla terra, immagino. Giocavano sulla terra, ovviamente non era forse ancora selciato il Piazza Duomo, anche perché una parte è stata fino almeno fino al 35 è stata in terra battuta, Piazza Duomo, quindi sicuramente era comunque sulla terra, non sulle pietre, ma gli scontri erano piuttosto violenti. Attenzione, riparte Margheri, e sono due! E c'è il pareggio. Pareggio ancora Margheri. 2-2 con Margheri al minuto 17 che riporta tutto in parità. E allora è 2-2, si ricomincia da capo. Mi sembra, De Angelis, che siete un po' calati, o sbaglio? Sì, stanno prendendo le misure. Più che altro le stanno recuperando anche molti palloni sulla rimessa del pallaio, sì. Quello che nella prima fase del match vi aveva contraddistinto. Adesso però bisogna che vi si alziate assolutamente il ritmo, o sbaglio? Più che il ritmo c'è da giocarla con la testa, di non farsi prendere.
dalla troppa tensione, che tra l'altro vedo traspare anche in il nostro commentatore Rino De Angelis, ma che sta vivendo qua, ma vorrebbe essere all'interno dell'arena come Nicola Propenso a dare chiaramente il supporto alla propria squadra. Verdi da una parte, rossi dall'altra. Ce l'ha ancora Margheri, il risultato è 2-2. Ricapitoliamo i marcatori delle poste per i verdi, il vantaggio con Souza e Rodriguez, doppio vantaggio, e poi Margheri per il risultato che torna in parità 2-2, come vedete dalla nostra grafica, e ce l'ha sempre Margheri. Urano, cos'è cambiato in questa partita a livello psicologico? Adesso i rossi hanno avuto un'iniezione di fiducia davvero importante, però i verdi sono ancora pienamente in gara. Sì, al di là di essere in gara, la conquista del pallone è fondamentale. Il ruolo del pallaio è difficilissimo, perché deve praticamente immediatamente rialzare il pallone, perché altrimenti succede risse che non sono invece ammesse. Invece con il pallone in campo, diciamo, i contatti ci sono, ma sono evidentemente tutti ben controllati dagli arbitri, che vanno a staccare giocatori che si comportano in maniera non corretta. Siamo giunti intanto al 19esimo, è 2-2 qua nell'arena con i verdi di San Marco contro i rossi di Santa Trinita in questa finalissima della Pallacrosso 2021. Parte ancora Margheri, attenzione, questa volta lo prendono, no, non lo prendono, Margheri avanti, attenzione, con ancora i rossi, Buttica fermato al momento nel quale stava per andare a indirizzare il tiro verso la posta, e quindi si ripartirà con il pallaio che va a recuperare con energia il pallone. Sì, deve avere anche energia, rischia anche qualche... Attenzione, attenzione, perché c'è il rischio di una posta fortunosa, ma sempre valida. Adesso sempre ripartono, valido, certo. Ripartono i verdi, attenzione, attenzione ai verdi, perché questa è una buona opportunità. Ancora con i verdi che provano a passare, c'è il break. Poi in difficoltà, però ha portato la palla nel campo dei rossi, quindi è già qualcosa. Si riparte, il pallone che viene recuperato ancora dai rossi, adesso si lotta davvero senza esclusione di colpi, attenzione ai verdi che però non riescono a finalizzare questa opportunità che poteva essere davvero ghiotta, e allora ancora il pallaio che andrà a recuperare il pallone e tra qualche attimo lo andrà a rimettere in gioco. Eccolo qua il pallone recuperato dai rossi, che provano a ripartire, ripartono da dietro e cominciano quindi a ripartire i duelli nella zona centrale dell'arena. In precedenza De Angeli, un'opportunità che poteva essere sfruttata meglio, è scivolato e niente, per fortuna comunque non hanno recuperato la palla e quindi siamo rimasti sempre lì. L'unica cosa è che si stanno mettendo bene in campo, e non è poco con questa. Evidentemente anche un po' di sabbia che non fa vedere molto bene, perché quando partono non è facile, no. Intanto è arrivato anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che poi ovviamente nel momento conclusivo andrà a premiare la squadra che si fregerà del palio della Pallacrozza 2021. Allora, la palla ce l'hanno ancora i rossi, si respira un attimo perché abbiamo avuto, Urano, 3-4 minuti a un ritmo incredibile. Sì. Un ritmo incredibile, e ora sempre Margheri che è scortato da 4 giocatori che cercano di vedere dove potrebbe essere un varco. Assolutamente, per cercare di togliere l'equilibrio, perché siamo 2-2, i minuti sono 22, così almeno ho fatto tutto con il 2 e chiaramente andiamo verso, insomma, la metà di questa gara.
Abbiamo anche il capo arbitro qua a Lenzioni, perché qua siamo in una situazione con l'arena costruita qua adiacente al palazzetto dello sport, che sicuramente deve essere terminata in maniera sicuramente migliore per poter ospitare poi gli eventi anche futuri, che non saranno solo palla grossa, almeno questo nella idea dell'amministrazione comunale. Intanto attenzione, perché c'è un ingaggio, Urano, qua sì, proprio sotto la nostra postazione. Che succede quando sì, c'è l'ingaggio? Una delle ultime regolamenti, una delle ultime norme regolamentari fu proprio quella di poter alzare la guardia, e se uno rispondeva potevano addirittura partire anche qualche cazzotto. Attenzione, perché di fatto le rossi, ma sono bloccati proprio in questo momento, deve intervenire il pallaio, e allora è il momento topico del match, perché il pallaio questa è una figura volta, importante. Questa volta è stato bravo il verde, che è riuscito a liberarsi. Attenzione, recuperano il pallone, va nei verdi, recuperano i verdi, qualche rosso che era dietro. Ancora il pallaio che deve intervenire dopo il recupero da parte della formazione dei verdi. Sono stati bravi i rossi, perché erano nel campo avversario. Attenzione, perché c'è una grande mischia. Ancora il pallaio che deve intervenire qua. Dobbiamo un attimino cercare anche di interpretare, perché si è alzata una polvere incredibile nell'arena. Recupera De Rossi, attenzione! Palla che finisce fuori, allora c'è la guardiola. Esatto, la guardiola per il giocatore che sbaglia. Allora spieghiamo bene cosa significa. Chi è intanto il giocatore che va in guardiola, Propenso? Nerucci Marco. Marco Nerucci in guardiola, cosa succede ora? Allora, succede che il giocatore che ha sbagliato il tiro e che è andato sopra la posta deve stare in guardiola fino a che non viene realizzata un'altra posta. Quindi può rientrare. Può rientrare al momento di una posta realizzata. Mi è successo anche a me, a quei tempi, diciamo, per fortuna la guardiola, chiamiamola così, era sotto i telai delle tessitrici, delle belle ragazze, e ci si rifaceva anche gli occhi. E non è poco, insomma. Invece qua il Nerucci è fuori ad appunto attendere la posta avversaria, con adesso i verdi che hanno l'uomo in più, quindi De Angelis, momento importante, dovete sfruttare l'uomo in più, questo per forza. Sì, ma la palla è rossa, quindi è comunque difficile anche recuperarla. L'hanno i rossi, però avete un giocatore in più, e allora? E allora niente, speriamo che comunque riusciamo a prendere questa palla, perché sì, come diceva Urano, è vero, siamo non più, ma se la palla ce l'hanno loro. È una superiorità che non serve. La guardiola, anche per spiegare bene ai nostri amici all'ascolto e alla visione, che salutiamo e ringraziamo per il tanto seguito che ha avuto la pallagrossa su TV Prato, la guardiola si viene a verificare quando appunto il pallone va oltre appunto la posta, è andata sopra, avete visto appunto la posta, là c'è stata la guardiola. Adesso il pallaio la rimette in gioco. Ora se la palla dovesse arrivare ai verdi potrebbe essere abbastanza rischioso. Ecco, per un momento i verdi, ma recuperano ancora i rossi, che stanno gestendo bene questa inferiorità numerica. Ancora il pallaio che ha il suo grande affare, ma che grande spettacolo la palla grossa quest'oggi in questa finalissima. La palla che adesso viene recuperata dai verdi, attenzione, perché i verdi adesso hanno la superiorità numerica e provano a partire. Attenzione, partono i verdi, attenzione, partono i verdi che sono fermati, attenzione ancora i verdi, nuovamente il pallaio che interviene. I verdi provano a sfruttare la superiorità numerica, ma i rossi si stanno difendendo con ordine. Adesso grande confusione in campo, attenzione, pallone che viene recuperato da chi? Da nessuno per il momento, dai rossi. Ancora importante recupero dei rossi, che possono ripartire da dietro, ancora con Margheri, ancora con Margheri da dietro, ed è sempre risultato di 2-2 con Nerucci là in guardiola, che immagino Propenso non stia nella pelle. Di sicuro, conoscendolo, è proprio disattenzione da parte dei verdi, che se avessero potuto avere il pallone avrebbero potuto ingaggiare 24 contro 25 e poteva essere una cosa facile anche realizzare una
una posta. E invece i rossi stanno tenendo bene, che grande spettacolo con Margheri che riparte, attenzione a Margheri, attenzione, questa volta viene braccato, viene fermato, la palla è ancora in gioco, ancora dei rossi che provano a partire, fermato ancora Belli all'ultimo minuto. Eh sì, Belli placcato proprio nel momento in cui poteva essere propedeutico per la propria formazione, adesso il pallaio l'andrà a rimettere in gioco, ha difficoltà addirittura di recuperare il pallone il pallaio, ragazzi. Pallaio che adesso la rimette in gioco, vediamo, recuperano i verdi, c'è De Angelis che tutte le volte che però prende il pallone subito... i verdi ha un sussulto, dimmi Urano. C'era subito appunto l'attacco da parte di un giocatore di Santa Trinita, per cui hanno dovuto pensarci prima di partire e ora proveranno a mettere in difficoltà i rossi appunto cercando di prendere... Intanto quando è sotto la nostra postazione se le stanno dando di santa ragione, davvero con degli scontri davvero molto molto forti, si parla in campo con il presidente Mencaccini che richiama i suoi a una maggiore attenzione. Che sta dicendo Mencaccini, De Angeli? A saperlo. Non l'ha interpretato il labiale, insomma, no. Sei troppo concentrato. Attenzione ai verdi che provano a ripartire, cercano il varco, attenzione, ma vengono fermati ancora i verdi per un attimo che provano a passare, si lotta il pallaio nuovamente protagonista con i verdi che provano ad aumentare la propria pressione, lo dice anche Mencaccini dal centro dell'arena. Attenzione, momento con i verdi che provano ad andare, attenzione, ancora i verdi, posta al minuto 29 con è in terra ora, guarda, eccolo qua, si rialza adesso Calamai, quindi per i verdi porta sul risultato di 3-2 Calamai, quindi. E pallone in campo rosso. E pallone che quindi a questo punto rientra Nerucci. Dico bene? Sì, è già rientrato. Perfetto, questo per far capire a casa come funziona. Qua ci sono degli scontri poco amichevoli proprio sotto la nostra postazione. È 3-2 per i verdi di San Marco che grazie a Sousa, Rodriguez e Calamai sono avanti. Per quanto riguarda invece i rossi, doppietta di Margheri. Adesso la partita chiaramente rimane iper equilibrata, si torna 25-25 con il pallone che è gestito sempre dai rossi. Comunque i verdi hanno sfruttato la superiorità numerica. Sì, hanno sfruttato la superiorità numerica. Ora mi sembra che inizia anche parecchio la stanchezza, perché correre sulla sabbia è una cosa veramente... No, ma poi si è giocata a un ritmo infernale. Sì, io non lo so, lo voglio chiedere, guarda, ti fermo un attimo ai nostri due ospiti. Mi sembra si sia cominciato, siamo alla mezz'ora, a un ritmo parecchio alto, o sbaglio, De Angeli? Ma... quando c'è la finale così deve essere il ritmo alto, perché sia l'una che l'altra hanno tutte le potenzialità per vincere. Attenzione a Margheri, poi sentiamo propenso ovviamente sul ritmo, anche se mi sembra di condividere quello che diceva De Angeli. Margheri studia la possibilità di perforare la difesa avversaria. Attenzione, Buttitta, eccola, 3-3, Buttitta, 3-3. E qua la partita è bellissima, esattamente al 31esimo Gianni Buttitta, il coach, il capitano, la riporta quindi sul 3-3. Insomma, siete tornati in partita, propenso. Ci stavamo girando intorno, comunque. Ancora i rossi, siamo 3-3. Quello che dicevamo prima, appunto, il discorso della stanchezza, come hai visto un giocatore è sfuggito proprio il passaggio di Margheri è stato preciso e era talmente solo che non era possibile neppure sbagliare, ecco.
Eh sì, Gianni Buttitta con due T prima e due T dopo, perché ci tiene tantissimo alla pronuncia corretta del suo cognome, e visto che ce l'ha fatto notare noi lo diciamo e lo andiamo a evidenziare. La partita però è bella, che belle squadre, che bello spettacolo qua all'arena adiacente il palazzetto dello sport. Comunque vada a finire, ha vinto la palla grossa, perché ci stiamo divertendo, e questo credo che sia il messaggio più importante, perché sono due squadre che stanno lottando armi pari, l'equilibrio è sottile, possono vincere entrambe, perché davvero si sta lottando su ogni pallone con una grinta, con una determinazione che dal vivo davvero si percepisce, si sente, e poi la tensione che c'è nell'area, mamma mia che spettacolo. La palla grossa con i rossi che ancora hanno il pallone, Urano Corsi che è uno che sta molto attento ai particolari, sicuramente i rossi hanno mantenuto forse un numero più alto di palloni in tempo di minuti giocati, o sbaglio? Sì, presumo di sì, perché dopo le prime 3-4 volte è successo che la palla è stata spessa nelle mani dei rossi. Ancora Margheri, ancora Margheri, parte anche Belli, Margheri, attenzione Margheri, 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 eccolo qua, ancora lui, e sono 4, ancora con Margheri al minuto 33, Margheri ancora al minuto 33 segna. E già il pallone in campo, questa volta nel campo dei Verdi, con anche qualche ingaggio a pugni. Eccolo qua l'ingaggio, la richiesta di ingaggio, mentre intanto noi stiamo vedendo riproposto il replay della posta realizzata da Margheri, che ha già segnato una tripletta, tanto per non perdere il vizio. E siamo 4-3 per quanto riguarda i rossi sui verdi. Equilibrio, equilibrio. Ovviamente questi tre valgono molto più dei 14 contro i gialli. Assolutamente, però è sicuramente il giocatore che sa come si fa. È un giocatore che riesce a trovare il padrone dell'arena. Per il momento sì, anche se i verdi adesso partono, attenzione, attenzione ai verdi, c'è la replica della formazione di Villani che non ci sta, attenzione, attenzione ai verdi che provano a sfondare, provano a sfondare, e c'è il pareggio, e c'è il pareggio, e siamo a 4. Chi ha segnato, De Angeli? Parisi, domenica Parisi. Parisi, Parisi, un altro che è stato parecchie volte nell'arena, se non sbaglio. Sì, a Firenze, sia il suo padre che suo zio. Assolutamente, siamo 4-4, è uno spettacolo vero, davvero, posta dopo posta, si lotta, è 4-4 con Parisi che l'ha riportata in parità. I verdi non mollano, i rossi provano a mettere la freccia, ma per il momento è soltanto equilibrio qua all'arena della palla grossa 2021. Attenzione, perché qua ci si danno di santa ragione, proprio sotto la nostra postazione c'è anche il maestro di campo che ha il suo da fare, c'è l'arbitro che è posizionato qua nella nostra postazione che sta vigilando dall'alto. Sì, adesso Antonio Bove, uno degli arbitri storici della palla grossa. E siamo al minuto 35, siamo oltre la metà, si giocherà fino al 60esimo, è 4-4, l'equilibrio con Gianassi che ha la palla e che prova a trovare il pertugio vincente, ma per il momento è soltanto 4-4, parità con i nostri replay che ci fanno vedere. Volano anche fuori dal campo i giocatori. Assolutamente, con Bove che ha il suo da fare, qua ci sono scontri davvero molto molto cruenti, il maestro di campo richiama l'attenzione, per il momento non prende provvedimenti disciplinari, perché se dovesse spendere qualcuno quando è espulso non si rientra, vero no, quello no, non si rientra. Assolutamente. Se è per una scorrettezza. Assolutamente no, e quindi chiaramente il maestro di campo vigila, sta attento, però deve essere anche molto coerente nelle decisioni da prendere. Adesso c'è davvero qua uno scontro sotto la nostra postazione. Eh sì, comincia veramente a fiorare la stanchezza, perché si vede che sono
più liberi i giocatori che stanno cercando appunto di difendere. Se vedi la linea di difesa dei rossi ora è a 5 e praticamente stanno aspettando di vedere cosa faranno i giocatori in maglia verde. Che hanno il pallone, eccolo qua, i verdi che stanno parlottando, stanno cercando di trovare la via giusta. Arriva il pallaio, attenzione, chiede informazioni al direttore di gara. Siamo 4-4, noi abbiamo la sovraimpressione, ci aiuta. Sì. E quindi i verdi adesso provano a ripartire con Souza, che ha realizzato la prima posta di questo confronto. Eccolo qua Souza che cerca di trovare il pertugio, ma è tutto bloccato. Eh sì, perché ha contro due giocatori. Eh sì, ma i rossi, vedete, difendono bene, difendono con molta attenzione. Parte Souza, lo blocca Belli, ma passa Souza! Souza! Qualche passo forse prima di essere placcato. E quindi c'è stata ovviamente la posta realizzata da Souza. E deve uscire. No, la palla è andata sopra, quindi non c'è posta, ma c'è Guardiola per Souza, sì. E quindi il risultato rimane 4-4. Attenzione ancora ai verdi che realizzano l'inferiorità numerica. Chi ha segnato? Piccolo. Adesso la sovraimpressione è giusta, perché al minuto 38 sono 5. E c'è ancora il pallone. 5 per i verdi e 4 per i rossi, con i verdi che tornano in... No, siamo nuovamente in... La Guardiola è finita, quindi siamo 25-25. Abbiamo fatto un po' di confusione anche noi. Allora, 5-4 per i verdi, 25-25 in campo. Dico bene, rossi, preciso, e palla rossa. Beh, per cui stanno studiando, ci sono tanti ingaggi a centrocampo. E allora ribadiamo i marcatori. Per i verdi le 5 poste: Souza, Rodriguez, Calamai, Parisi e Piccolo. Per i rossi, tripletta di Margheri e Buttitta. Questo è il risultato. Avete fatto un lavorone, però, perché avete fatto posta in priorità numerica, tanta roba, Angelo. Eh sì. Non sempre è facile realizzarla, perché... Vabbè. Non è assolutamente semplice. Certo ce l'ha Margheri, ma De Angeli sei in transagonistica. Ma vorresti entrare in... No, io non ti tengo. Se vuoi andare in arena puoi assolutamente andare. Ecco che parte. Parte Margheri, siamo 5-4. Attenzione, Margheri lo prende Gianassi. Margheri prova a passare. Ancora Margheri, che è veramente un felino. C'è anche Buttitta. Attenzione, Buttitta, eccolo servito. Buttitta, ancora Buttitta, Margheri. E siamo fuori! Il pareggio. Ma che partita è? Qua all'arena, Margheri, 5-5, ancora Margheri. Partita bellissima, 5-5. E siamo errore, attenzione. Errore clamoroso. Attenzione! E sono i verdi. Errore clamoroso. Chi ha segnato? Calamai. Un giocatore ha passato la palla indietro e non si è accorto che c'era un verde di... Attenzione ancora ai verdi. San Marco, che ha potuto così realizzare facile. 6-5 per i verdi in una partita che sta diventando bellissima. Posta dopo posta, avanti, pareggio, davvero incredibile. Ci stiamo divertendo tantissimo qua nello spettacolo della palla grossa. Può succedere di tutto, manca un'eternità, perché mancano 19 minuti, un'eternità. Anche se i nostri amici qui accanto sono molto più in tensione di noi, penso. Assolutamente. Si ripartiti ancora. Attenzione ai verdi, ancora ai verdi, posta! E sono 7 per i verdi. Chi ha segnato? Alaimo, quindi Alaimo per la
settima posta per i verdi, che recuperano anche il pallone 7-5. Adesso i verdi stanno provando a mettere la frezza, Urano, però i rossi sono sempre in partita. Due poste di vantaggio per la formazione appunto di San Marco. Sì, si sta entrando nell'ultimo quarto, mancano ancora quanto 18 minuti. Comunque quindi, la partita finisce al 60esimo. Ah, su questo certo, non c'è certo. dubbio. Su questo non c'è dubbio. Quindi ora probabilmente proveranno anche a aspettare un po' le contromosse dei rossi, i verdi che hanno due poste di vantaggio. Anche per riprendere fiato. Insomma. Adesso certo. Propenso la partita dovete farla voi. Eh sì, ma la palla ce l'hanno loro però. Un po' per uno. Adesso andrà recuperato il pallone dai rossi che sono sotto di due poste, 7-5. Ovviamente i verdi non hanno nessuna fretta in questo momento, anche perché bisogna evidenziarlo, la stanchezza si vede guardando negli occhi calcianti. Sì, gli scontri sono durissimi. Tornando a quello per quale mi hai chiamato qui, per fare un po' di storia, diciamo ai nostri tempi era forse più un po' più a rievocazione storica, perché sì, c'erano scontri e rivalità, ma diciamo non a questi livelli. Io mi ricordo che appunto nel 76 non ho potuto gareggiare, me l'ha impedito la mia fidanzata perché due giorni dopo ci saremmo sposati. Ha fatto bene. Mi ha fatto fare fatto nemmeno bene. Attenzione ai rossi, la palla però che è in terra. C'è placcaggio perché era più veloce il giocatore verde, è riuscito a recuperare. E allora il pallaio la rimette in gioco. Attenzione, la palla che ancora un groviglio tra del pallaio, tra la sabbia. E ti dicevo, così come non mi consentì di fare la canoa cross il giorno precedente al matrimonio. Vabbè, te le cercavi tutte, Urano. Sì, tutte. Allora i rossi recuperano, questa è una notizia, ancora Margheri che riesce a, diciamo, far girare però il pallone. Mamma mia, adesso c'è scontro durissimo. Potevano provare a tenerla un po', invece hanno provato a riagguantare subito il pallaio. Ancora attenzione ai rossi, posta! Realizza! Posta dei rossi, chi ha segnato, Professo? Non sono riuscito a capire. Lo diamo a Belli, mi sembra. Mi sa di sì. Lo diamo a Belli, che dovrebbe essere stato l'uomo che l'ha messa dentro. Poi lo rivedremo con il nostro rallenti, l'avremo modo di riprendere. Allora, risultato, i verdi sono a 7, i rossi sono a 6. La partita è accesissima. Adesso andiamo a vedere che i rossi recuperano il pallone con Buttitta. Mamma mia che partita! Adesso chiediamo alla nostra regia, così Propenso lo guarda, di farci rivedere il replay della posta. Eccoli, ma sono dei fenomeni i nostri registi. Eccolo qua. Sì, è Belli, l'abbiamo preso, è Belli. E allora ho imparato anche io. E allora siamo 7-6. Grazie ovviamente alla nostra regia capitanata da Alessandro Pettorali per riproporci anche questi dettagli, perché i dettagli, Urano, lo sai che fanno la differenza tutta la vita. Adesso, e TV Prato fa la differenza. 7-6 per i verdi, ma che bella partita, ci stiamo divertendo qua all'arena adiacente il palazzetto dello sport. Poi gli metteremo anche un nome a questa arena, no? Certo, perché poi la potremmo intitolare. Vedremo un po' se ci sarà qualche nome da poterlo la potremmo fare. Intitolare anche ad Andrea Lastrucci. Sa, io sarei la persona più felice del mondo. La potremmo intitolare anche ad Andrea Lastrucci, se la meriterebbe tutta. Ero veramente, a parte appunto come ti dicevo, il mio suocero era anche veramente un amico, era vicepresidente del Panathlon e non me la lanciamo perché insomma è stato un personaggio di statura internazionale, esatto, rappresentante FIFA, certo, rappresentante della UEFA. Attenzione, eccoci. Margheri cerca di evitare l'ultimo ostacolo. Margheri, non ti credo.
subito Margheri, e poi va a 7-7, 7-7, Margheri ancora lui, e subito il pallone in campo. Margheri 7-7, ma che partita è, Adriano? Nel campo rosso 47 sul cronometro, 13 al termine. Margheri ne ha fatte 2, 4, 5, mamma mia che giocatore, ragazzi. La partita qua diventa davvero incredibile. Io penso che Andris possa succedere di tutto qua, Ma sicuramente sì, ancora c'è ancora tempo. C'è ancora tempo, e Urano, tu che l'hai giocata, è adesso che viene fuori la differenza, perché qua sì, la stanchezza, qua adesso veramente può succedere di tutto. C'è qualche scorrettezza, mi fanno notare qua, vabbè, ma ci sono i maestri di campo, ma adesso tutto può succedere. Allora sta una ginocchiata. Provava nel movimento. Sì. Adesso stanno arrivando, si stanno spiegando, dai. Comunque per il momento mi sembra, ora mancano ancora 13 minuti, un'eternità per la partita. Quelli più decisivi, sì. Decisivi, più tesi, però. Attenzione ancora, perché qua adesso è Margheri che c'ha sempre la palla. Scortato da due giocatori. Sì, ma è un giocatore molto molto veloce. Ma cos'è, un rugbista propenso Margheri, no? No. È un calciante, è un calciante. È un calciante. Quello è il suo sport. Perfetto, perfetto. Questo è ancora il giocatore che, diciamolo, sicuramente avrà la palma del migliore, comunque vada, comunque vada. Ora sono 2 contro 2, guardiamo come riusciranno a provare. Ancora Margheri, lo prendono questa volta, Belli, parte Belli, 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 attenzione, Belli, non lo prendono, Belli. Ma che azione, mamma mia. L'uomo che aveva fermato Margheri è riuscito a rialzarsi e a bloccarlo proprio all'ultimo. Ma che azione, davvero, attenzione al pallaio, la riprendono i verdi che adesso provano a ripartire. Dura ancora perché sono tutti lì, la palla quando è nei 5 metri è difficilmente gestibile. Attenzione, nuovamente il pallaio, si lotta su ogni palla, recuperano i verdi, nuovamente pallaio, ma adesso c'è un equilibrio incredibile, due squadre che sono forti davvero, l'equilibrio è 7-7, ma è 7-7 per davvero, perché qua sono due squadre equilibratissime, i verdi la recuperano, attenzione, i verdi che provano a ripartire, San Marco, siamo al minuto 50, 10 al termine. Parte, mi sembra, Rodriguez, e attenzione, i verdi, non ci credo, ancora i verdi, no, sì, posta dai verdi, al terzo tentativo, incredibile, chi ha segnato? Alaimo, l'azione forse più concitata della partita, è successo di tutto, Urano, ha segnato sia Alaimo, ma c'è Rodriguez, ha fatto una... Ma Rodriguez, guarda, è una cosa incredibile, vediamo dal nostro replay, ha fatto un'azione davvero straordinaria, guardate qua, poi non l'hanno preso qua, e poi Alaimo è riuscito in qualche maniera a mettere la palla all'interno della posta, l'ha fermata anche la bandiera, davvero incredibile. Allora, vediamo qua, la partita è 8-7 per i verdi, 8-7 per i verdi, 50 minuti, 45 secondi e i rossi hanno la palla davvero. Allora diciamo forse rischio golden posta. Vabbè, vediamo, ancora manca un'eternità. Propenso qua anche un pizzico di fortuna per i verdi. L'ho visto che l'hai fatto così, ma lo come sai, se la stessi giocando oggi, davvero. Anche lui uguale. Anche De Angelis, sì, ma bravi. Bellissima partita, complimenti a tutte e due, veramente. 50 calcianti davvero spettacolari, ragazzi. Poi vincerà il migliore, ma dovranno stringersi la mano perché è stata una partita veramente bella. Attenzione Belli, questo è uno che non lo prendono mai, Belli, attenzione, 8-8 pari. Chi ha segnato? Giacomo Righini, 8-8.
Esatto, ma che succede? È incredibile. Qua c'è la felicità di Professo e De Angelis che ha le mani nei capelli. Vabbè, può succedere di tutto. Qua ogni pronostico è assolutamente io sono un calciante a tutti gli effetti. No, ma lo vedo. Smesso quest'anno, però. Lo vedo, assolutamente, ma è giusto così. Ma che bella partita, davvero, bellissimo. Mi sto divertendo un sacco, spero si stiano divertendo anche gli amici all'ascolto e alla visione di TV Prato, perché è uno spettacolo straordinario. E c'è la golden posta che adesso ci racconta Urano. Mancano 8 minuti, cosa sarebbe la golden posta? Io credo che nel caso di parità, dopo i 60 minuti, il primo che segna si porta a casa il palio, che quest'anno è stato dipinto dall'artista Mattia Burani. Attenzione ai verdi, attenzione ai verdi, posta. Luca Mule, quindi per i verdi, e siamo 9-8 per i verdi. Mentre Urano stava spiegando la golden posta, che sa tanto di golden goal, reminiscenze calcistiche. Adesso entriamo negli ultimi 7 minuti e avanti la formazione dei verdi, 9-8, i rossi recuperano, attenzione, adesso fermi perché devono cercare di ritrovare il pertugio vincente. Allora, 9 per i verdi di San Marco, 8 per i rossi di Santa Trinita. Siamo entrati negli ultimi 7 minuti di gioco. Allora chiedo al Lencioni, che è qui l'arbitro accanto a noi, è confermato la golden posta? Sì, mi facendo di sì, quindi se dovessero ovviamente fermarsi in parità al 60° minuto ci sarà la golden posta, cioè si andrà avanti finché il primo non realizzerà la posta vincente. Questo è appunto quello che propone il regolamento. Allora, la palla ce l'hanno ancora i rossi. Vedo anche gli arbitri molto provati. Tutti. Anche noi qua in telecronaca. Anche allora, perché il sole sta arrivando. Ed eccoci qua con i rossi che cercheranno di giocarsi al meglio la giocata. Allora, mancano 5 minuti al termine, proprio in questo momento, con i rossi che stanno cercando di gestire al meglio questo pallone per cercare di riportarsi in parità. Parte Belli lo prendono e quindi sarà a pallaio, attenzione, sarà Pallaio che la rimette in gioco. Una palla importantissima che è De Rossi. Attenzione, la palla è vagante e allora i verdi la mettono dentro e sono 10 per i verdi. Chi ha segnato? Paco. Avrà un cognome, immagino, Paco. Adesso lo andiamo a leggere, così almeno gli diamo un'identificazione precedente. Paco per gli amici, e invece all'anagrafe Urano 10-8 per i verdi. E pallone ancora in mano verde, con il cronometro che segna. Allora, ora devono muoversi, trovare Paco in tutti Diom, i modi. Diom ha segnato, Paco Diom. Così diamo anche una identificazione al giocatore dei verdi che ha segnato. Un attacco, ma va bene così. Allora mancano praticamente 4 minuti, 2 poste di vantaggio per i verdi sui rossi. I rossi devono assolutamente tornare in partita realizzando una posta per cercare di giocarsi tutto nel finale. Siamo nei 10. Attenzione perché adesso siamo con il Pallaio che torna a riscodellare il pallone, recupera, vediamo, c'è ancora un gran groviglio con il pallone che è ancora in gioco. Attenzione, lo recuperano i rossi, i rossi che possono provare a partire, ancora i rossi, scivola il giocatore dei rossi che adesso recupera. Allora siamo entrati nel momento topico del match, Professo, è il momento decisivo per i rossi, mancano 3 minuti quasi.
Sì, è sì, quello decisivo. Il fatto di essere, di aver, proviamo a riorganizzarsi, di aver bloccato il loro maggior realizzatore, li mette un po' in difficoltà. Attenzione perché partono ancora i rossi. Partono i rossi che recupera il pallone. Buttitta, 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 buttitta. È il fortunato, anche se buttitta, zoppo, è il fortunato, ma ce la fa. Basta! Buttitta, buttitta. E siamo 10-9. Buttitta per il 10-9. Mancano 2 minuti e mezzo. Buttitta non ce la fa più, ma adesso tutto può succedere. La palla è ancora dei rossi. Mamma mia che partita, incredibile, incredibile. E ora incredibile, devono usare tutto per tutto, perché con 2 minuti, quanto? Praticamente 2 minuti e 30 secondi in questo momento. 2 minuti e 30 spaccavo secondi. Spaccavo la faccia se giocavo, lo sai, vero? Ancora la palla. Faccia 3 minuti, 2 minuti. Attenzione adesso alla partita che diventa incandescente. Stiamo entrando negli ultimi 2 minuti con il risultato di 10-9. 10-9 con i rossi che hanno la palla con Margheri. Entriamo negli ultimi 2 minuti. Entriamo negli ultimi 2 minuti. I rossi cercano di pareggiare per andare eventualmente alla golden posta. Ecco qua Margheri. Siamo entrati nel minuto e mezzo conclusivo, 58 e 30. In questo momento Margheri mi sa che proverà, mi sa che proverà, perché non può fare diversamente Urano, eh? Ci sono, la spacca, ci sono 3 giocatori verdi ancora in piedi e lui ha un a Buttitta solo praticamente che lo sta provando, che tra l'altro sta male, vedo, ha problemi di proprio di movimento, di deambulazione. Ancora Margheri però gli impegna un giocatore, quindi ora sono uno contro uno. Ancora Margheri, ancora Margheri. Ultimo minuto, ultimi 60 secondi. Margheri, non ci credo. Margheri, non ci credo. Non ci credo. 10-10. Margheri, 10-10. Ma che roba è? Ma che roba questo è? Pallone, questo pallone pesa tantissimo. Margheri 10-10. E siamo a tempo praticamente scaduto, sono gli ultimi 30 secondi. 10-10. La palla è ancora dei rossi. Margheri quindi. 10-10. Ma che cosa è successo? I verdi a un passo dalla meta, De Angeli, hanno preso questa posta con Margheri. E adesso la golden posta. Ora chiedo lumi a Lencioni, ci si ferma o si va avanti a oltranza? Si va avanti, si va avanti, si va avanti. Allora il tempo è scaduto, quindi si va avanti finché il prossimo che segna, il prossimo che segna è finita, il prossimo che segna è finita. Si porta a casa il palio. Perfetto, ecco, abbiamo anche trovato questa ulteriore soluzione. La palla ce l'ha ancora Margheri, quindi i rossi provano a partire. Siamo già in golden posta. Margheri, 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 Margheri. È la sua, è la sua palla grossa. I rossi hanno vinto, i rossi hanno vinto, i rossi hanno vinto 11-10. Però una partita veramente eccezionale, sia per la il risultato, ma anche per il fair play, fair play, per essere stato in campo veramente questa ora e più in una maniera veramente incredibile. Io vi saluto, grazie a voi, davanti a noi i nostri amici che ci hanno aiutato, si sono stretti la mano, questo è il miglior segnale che la palla grossa può continuare. E allora Margheri ha fatto la differenza, era sotto, i rossi l'hanno, i verdi erano veramente a un passo dalla vittoria e poi nel finale Margheri l'ha ribaltata alla golden posta. Grazie ovviamente a Nicola Propenso, grazie anche a Rino De Angeli e a questo
questo punto noi ci fermiamo ricordando i marcatori di questo confronto. Allora è finita 11-10 per i rossi, che bissano quindi la vittoria del 2019, con i rossi che hanno segnato, con Margheri che ne ha fatte 2, 4, 5, 7, 7 su 11. Gli altri sono di Butitta, Belli, due Cutitta mi sembra, sì, bravo, due Cutitta e Righini. Per i verdi Sousa, Rodriguez, Calamai, Parisi, Piccolo, Calamai ancora, doppietta da Laimo, poi Mulè e Diom. Adesso ringraziando Urano Corsi per il contributo, grazie Urano. Grazie a voi, a TV Prato, per avermi fatto vivere una così bella giornata, e magari ora, quando il sindaco premierà con il palio la squadra vincente, proverò anche a chiedere di intitolare l'arena a Andrea Lastrucci. Assolutamente, noi ci fermiamo perché è il momento di rivedere con la nostra regia gli highlights. Grazie, ovviamente seguiremo anche le premiazioni con i rossi che hanno vinto 11-10, una partita bellissima. Viva la palla grossa, perché ci siamo divertiti davvero, straordinaria partita. E adesso ci fermiamo, grazie per l'ascolto, gli highlights e poi le premiazioni. Allora, presidente, avete perso, però avete veramente lottato, è stata una partita bellissima, uno spot per la palla grossa, ci siamo divertiti. Penso proprio di sì, penso che abbiamo fatto una delle partite più belle, più intense. Le grandi partite si fanno quando si trova le grandi squadre, e questo c'è da dargliene atto ai rossi. Una grande squadra, al pari nostro, abbiamo perso più una caccia, sicché per una posta, scusate, non voglio offendere il calcio storico. E quindi niente, usciamo con la coscienza a posto, consci di aver dato il 110%.
più di così non si poteva fare. Siete stati a un passo dalla vittoria perché mancava un minuto e mezzo, poi la rimonta clamorosa dei rossi che vi ha lasciato così impietriti. Purtroppo abbiamo fatto qualche errore di troppo, ci siamo fatti, diciamo così, prendere un po' dalla foga invece di tenere i piedi per terra, perché appunto eravamo in vantaggio, non c'era bisogno magari di fare cose particolari, bastava portarla in fondo a questi punti, non dico di nascondere il pallone sotto la sabbia, ma bastava farlo girare. Purtroppo, ripeto, sono stati bravi, ci hanno costretto a un altro gioco negli ultimi minuti e così è andata. Bravissimo. Avete vinto in una maniera incredibile, eravate sotto, eravate ad un passo da essere sconfitti a un minuto e mezzo, l'avete ribaltata, una vittoria straordinaria davvero. Noi ci siamo un cuore, nulla da levare, anche il cuore dei Verdi, che si sapeva era una squadra ostica, molto più fisica di noi, hanno fatto tante furbate giuste nell'ambito della partita, ma noi ci siamo una cosa, un cuore che ci devono ammazzare piuttosto che fermarci. E l'esempio lampante è la calcia del pari, che Buttitta, che ha un ginocchio rotto, è andato zoppicando a fare la posta, questo siamo noi rossi. È stato quello che ci ha dato la carica, perché vede uno rotto che fa la posta e allora lì, ragazzi, sono risorti di fuori. Avete fatto il bis perché eravate i campioni in carica, avete dimostrato insomma di non mollare mai. Onore anche ai Verdi che hanno giocato una grande partita. Onore sempre ai Verdi, perché noi sapevamo che la partita sarebbe stata durissima. Sono quelli che ci assomigliano più di tutti come carattere, non mollano mai, fanno questa fisicità, ragazzi, che insomma dura. Anche il loro capitano è più grosso di me, quindi per dire un esempio, il grande Mencaccini. Tanta roba davvero, complimenti quindi, complimenti, complimenti. E ringrazio TV Prato per l'occasione, spero che va appassionato un po' di più alla pallacrosso, perché per noi vuol dire tanto. Grazie, complimenti, vai a festeggiare. Abbiamo Matteo Biffoni. Se viene un secondo, allora Matteo Biffoni in diretta, abbiamo anche l'assessore Luca Vannucci. Allora Biffoni, una partita straordinaria, mamma mia, ci siamo divertiti con i rossi che hanno vinto, ma i Verdi che sono stati a un passo da vincere, questo è uno spot per la pallacrosso. No, strepitoso, è stata forse la parte degli ultimi anni, a meno di quelle che ho visto io, che le ho viste quasi tutte, praticamente tutte, è stata la partita più bella. Due squadre che si sono equivalse fino alla fine, poi i rossi hanno avuto un po' di gas in più perché l'ultima caccia è a 40 secondi dalla fine, poi appunto l'oltranza e la caccia finale. È stata veramente una bellissima partita, siamo contenti, mi sembra che qui la location sia giusta, speriamo l'anno prossimo di avere anche il pubblico, magari di implementare questo spazio. Credo che i ragazzi alla fine si sono divertiti, sono stati molto corretti, e questo è l'altro punto che io ci tengo a sottolineare. È vero Massimiliano, è stata una partita veramente veramente emozionante. Eh sì, con l'idea insomma che la pallacrosso può andare avanti, perché ci sono delle grandi squadre che sono protagoniste. Ti lascio la premiazione perché ci sono i rossi che incombono. Allora vediamo se riusciamo a trovare qualche altro protagonista qua dei rossi. Ci fermiamo un secondo ovviamente con la nostra regia, vediamo se riusciamo a trovare qualche altro prima della premiazione, perché sta arrivando il sindaco Matteo Biffoni per la premiazione. Allora ci fermiamo un attimo, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno per le interviste.
La tua posta ha deciso il confronto, sei andato zoppicando perché sei infortunato, i rossi hanno vinto, una partita epica, storica, perché è sembrata che i verdi ce l'avessero fatta, invece l'ultimo minuto e mezzo l'avete ribaltata. Ma che squadra è? È una squadra con un cuore immenso. Quest'anno è il mio ultimo anno da allenatore e mi hanno fatto il regalo più bello che potevano fare. Questa vittoria la dedico a Gianmarco Moretti e non ho mollato perché alla fine lui non c'è più e quindi non se lo meritava, è tutta per lui. Amo questo colore, Prato è questa, dobbiamo portarla avanti perché è un grande progetto, la palla grossa c'è, da emozioni. È stata una partita bellissima con i verdi che vi hanno dato veramente tanto filo da torcere, insomma due squadre davvero che hanno fatto uno spot per la palla grossa. Onore ai verdi come sempre, non hanno mai mollato, non hanno iniziato gli allenamenti probabilmente quando noi, eppure sono comunque la squadra ancora da battere, noi ci siamo riconfermati, però onore ai verdi veramente, sono una squadra veramente forte. Adesso rimettiti e vai a festeggiare, te lo meriti tutto, bocca al lupo. Yeah.